In questo video andiamo a parlare di come gestire e affrontare le giornate no, le giornate in cui la mente ha voglia di allenarsi, ma il corpo non risponde. Andiamo a vedere. Che pratichiate arti marziali o calisthenics, sicuramente vi sarà capitato una giornata in cui dovete andare in palestra ad allenarvi o a casa, se vi allenate a casa, ma il corpo vi dice che forse è meglio stare sul divano, perché magari avete voglia, ma vi sentite stanchi, fiacchi. Beh, una soluzione c'è. La soluzione per portare a casa l'allenamento c'è senz'altro, ed è sempre meglio andare comunque in palestra ad allenarsi piuttosto che rimanere a casa sul divano. Come posso fare però a gestire questa situazione, questa giornata? Partiamo dal presupposto che per migliorare nel tempo io ho bisogno di costruire un programma di allenamento che sia basato su tre parametri principali, che sono l'intensità, la densità e il volume. Il volume che cos'è? In sostanza è la quantità di lavoro che svolgo all'interno di un tempo indicato. Ad esempio, non so, la quantità di ripetizioni che faccio all'interno di un tempo indicato. La densità invece è più legata ai recuperi, quindi all'interno di un'ora. Se faccio un esercizio ogni 10 minuti avrà un'intensità, se lo faccio ogni minuto ha un'altra densità. Quindi capite che è importante anche curare questo parametro con recuperi più ampi o recuperi più stretti, più ridotti, a seconda di quelli che sono gli obiettivi e chiaramente il mio stato energetico attuale. L'intensità invece è in sostanza la quantità di sforzo che faccio per eseguire determinati esercizi, è legato più al carico. Quindi abbiamo tre parametri, spiegati proprio in soldoni, volume, densità e intensità, legati su parametri. La quantità totale di ripetizioni che faccio all'interno di una sessione di allenamento, i tempi di recupero più o meno ristretti, e il carico in sostanza che vado a utilizzare, quindi la fatica che faccio per affrontare un determinato esercizio. Bene, basandomi su questi tre parametri, io vado a strutturare un programma di allenamento che mi dia degli stimoli tecnici, quindi motori, e fisici, per avere poi nell'arco dei mesi delle progressioni a livello tecnico e a livello fisico prestazionale. Bene, quando ci sono queste giornate no, in cui mi sento fiacco, mi sento stanco, modificare, ritoccare uno di questi tre parametri sicuramente è la cosa migliore. Un parametro che sicuramente non andrei mai a ritoccare è il volume di lavoro. Questo personalmente perché ritengo che il volume sia troppo importante. All'interno di una seduta d'allenamento, portare a casa un certo numero di ripetizioni mi permette di allenare non solo la muscolatura, ma soprattutto la parte meccanica, la parte posturale, in sostanza la tecnica. E quindi capite che nelle discipline che pratichiamo, che sia arti marziali o che sia calisthenics, è troppo importante. Quindi lavorare su magari volumi ridotti solo perché sono stanco è un po' un peccato. Si può fare, però non lo prediligo tanto. Ciò che invece consiglio di fare, personalmente, per la mia esperienza, è andare a ritoccare parametri come la densità o l'intensità. In sostanza, posso andare a fare degli esercizi con un carico minore, quindi in sostanza ci vado più piano. Per fare esempi banali, se sto facendo dei lavori al sacco, posso andare a un'intensità minore. Se sto facendo delle lotte, perché magari pratico Brazilian Jiu-Jitsu, vado un po' più piano. Se sto facendo trazioni zavorrate perché faccio calisthenics, metto meno carico. Quindi gestire l'intensità mi permette comunque di effettuare l'allenamento, di affrontare l'allenamento, ma in modo più gestibile per quella giornata no.
L'altro parametro è la densità. La densità, in sostanza, abbiamo detto che è legata ai recuperi. Quindi, piuttosto che tenere recuperi più o meno ristretti, a seconda di quello che è il programma di allenamento, me la prenderò con più calma. Magari faccio delle pause più lunghe, non solo tra le serie, ma anche tra un esercizio e l'altro. Questo mi permette di recuperare nuove energie e affrontare l'esercizio successivo con più carica. Quindi vedete come posso comunque portare a casa l'allenamento, avere comunque degli stimoli allenanti, giocando semplicemente su tre parametri: intensità, densità e volume. Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di dover andare ad allenarsi ma non avere la carica per farlo, di non avere la voglia, o meglio, la voglia c'è, ma è il fisico che non risponde. Capita magari perché è un periodo no, semplicemente perché la testa ha altri pensieri e il fattore mentale incide tanto. Se avete problemi, pensieri, preoccupazioni, la motivazione cala. Oppure semplicemente perché è un periodo in cui vi state allenando tanto e avete bisogno di un po' di recupero. Quindi dovete capire il perché quella giornata non va e da lì capire come affrontare l'allenamento. Basarci su questi tre parametri, intensità, densità e volume, ci permette di avere comunque degli stimoli allenanti e dare al nostro corpo una possibilità di crescita, non solo a livello muscolare, ma anche e soprattutto tecnico. Le discipline che pratichiamo, che sia calisthenics o arti marziali, hanno un'enorme componente tecnica. E quindi se quel giorno il fisico non risponde, magari ha delle prestazioni ridotte, devo comunque dare la possibilità, in sostanza, al mio sistema nervoso centrale di migliorare la qualità del mio movimento. Per farlo, devo giocare su questi tre parametri. Proviamo a fare degli esempi pratici su questo argomento. Come vediamo da questo semplice schemino, giocando su questi tre parametri di base, possiamo andare ad esempio focus sull'aspetto legato alla forza massimale o alla parte ipertrofica. Vediamo ad esempio per la forza sono richiesti volumi di lavoro medi, quindi non troppe serie per ripetizioni, a un'intensità alta, quindi il carico deve essere elevato, e una densità invece molto bassa, quindi con tempi di recupero tra una serie e l'altra, tra un esercizio e l'altro, molto bassi. Per l'ipertrofia invece è quasi l'opposto, i volumi di lavoro devono essere alti, quindi le serie e le ripetizioni devono essere numerose. L'intensità invece si sta su esercizi a media intensità, quindi un carico che ci permette di stare ad esempio tra le 8 e le 12 ripetizioni, e con una densità invece media. Spero che questi miei consigli possano darvi stimoli e aiutarvi nei vostri allenamenti. Io vi chiedo, se ancora non l'avete fatto, di mettere un like e di iscrivervi al canale, e non mi resta che augurarvi un buon allenamento. Ci si vede in un prossimo video. Ciao a tutti!